In epoche diverse sono stati chiamati a lavorare nei palazzi e nelle chiese di questa strada gli artisti maggiori: Antonio San Gallo, Bramante, Raffaello, Michelangelo, Giacomo della Porta, Borromini. Nuova gente in via Giulia, nuovi ritmi. Circa 20 anni fa, uno scrittore romano, parlando di via Giulia, la definì strada di aristocratici e di pezzenti. I pezzenti esistono ancora. Ed anche gli aristocratici, arroccati nei loro palazzi. Serviti da personaggi in livrea, protetti da portieri il cui sguardo è eternamente sospettoso, scorrazzati sulle loro aristocraticissime auto. E c'è la gente di ogni giorno, l'umanità minuta degli artigiani, i bambini, i turisti, i vecchi, gli studenti. Gli sventramenti operati nei pressi di Ponte Mazzini hanno lasciato questo tratto in condizioni disastrose. È così da decenni, nonostante i progetti di risanamento che si accavallano uno sull'altro e si insabbiano tutti.
in tempi di miracolo qualcosa di nuovo è accaduto. I piccoli e i grandi artefici delle speculazioni, gli arricchiti, sentono il bisogno di una tradizione, vogliono un passato e sono disposti a comprarlo a suon di milioni. Si restaurano i vecchi palazzi. Quanto al passato non si va per il sottile. Se anche non è del tutto autentico, va bene lo stesso. Le vecchie stanze acquistano un aspetto sterilizzato. In questa caccia alla tradizione, un ruolo di primo piano spetta agli antiquari. In tempi di boom sono calati su via Giulia e finora resistono. Per chi ha meno soldi ma identiche ambizioni, ci sono i rigatieri. Questi arrosti si onora la memoria di Giulio II. A lui si intitola un ristorante aperto di recente. Lo frequentano i rampolli della nuova borghesia, gli uomini d'affari, i nuovi e i vecchi potenti. Ci portano le loro donne. Si sforzano di dimenticare cruci, affanni, speculazioni.